parlo per la categoria dei ristoratori, noi in questa situazione ci troviamo a dover aprire, non si sa quando ci daranno la possibilità di ripartire, con delle limitazioni che per noi saranno molto ma molto distruttive. Nel momento che ci faranno riaprire con le restrizioni, la stessa gente, i stessi nostri clienti, non si sa, non abbiamo la certezza che verranno a mangiare in ristorante di nuovo, perché la gente esce per stare assieme agli amici, per parlare, stare seduti 2 o 3 ore a raccontarsi la settimana, com'è andata. La gente non so se avrà il coraggio, la voglia di venire con la mascherina, i guanti, i plessila, non sappiamo come verrà, perché la gente vuole venire in ristorante per stare bene, non per venire in guerra e star lì a... Oltretutto dovranno anche subire la turnazione, che un ristorante per poter fare qualcosa in più dovrà dire: ti siedi alle 7, alle 8 vai via, perché devo fare forse un altro turno per cercare di recuperare qualche spesa. Perciò la gente non verrà neanche in ristorante, non siamo sicuri e garantiti che la gente verrà, quel 20-30% che potremmo fare non abbiamo neanche la garanzia di quelli, non solo della potenzialità del ristorante. Secondo me molta gente oggi come oggi, anche nella psicologia che ha in testa, ha paura e non esce con queste restrizioni. Sono uno dei due titolari del Pullman Bar di Piazzale Roma a Venezia. E purtroppo in questo difficile momento anche noi siamo costretti ad aver tenuto il locale chiuso. E quello che più dispiace di questo è che noi siamo una realtà di 8 persone, le quali al momento sono a casa, non hanno ricevuto nessun ammortizzatore sociale, perché purtroppo questa cassa integrazione tanto conclamata non è arrivata, e stiamo quindi aspettando di capire anche noi come attività cosa fare. Cosa che ci rattrista poi in più cos'è? Il fatto che qui continuano ad arrivare balzelli, bollette, affitto da pagare, energia elettrica per un ammontare di quasi 1500 euro mai utilizzata nel mese. Ovviamente un'attività di questo genere, se deve avere tutti questi costi e non incassare nulla perché abbiamo solo perdite, quantificate anche in maniera a 4 spanne, solo in questo periodo abbiamo perso circa 180.000 euro e a fronte di 0 incassi, cioè questa è una situazione insostenibile. E noi saremmo pronti anche a iniziare il nostro lavoro, ma purtroppo al giorno d'oggi non abbiamo ancora delle certezze, soprattutto sanitarie, per poter iniziare la nostra attività. Il problema di base è, avendo anche 9 dipendenti, anche che il 1° giugno ci facciano iniziare, non capisco con quale sistema di prevenzione, anche perché i nostri dipendenti non sappiamo se sono positivi, se hanno avuto non sanno se hanno preso questo virus. Per cui prima io penso che la cosa fondamentale sia farci fare dei tamponi, capire se siamo stati infetti da questo virus, anche perché poi se all'interno dell'attività ne basta uno, infesta tutti quanti e torniamo al punto di partenza. Per cui la prima cosa fondamentale è quella di tutelarci dal punto di vista della salute. Poi tutto il resto dei problemi li sappiamo benissimo, come tutti i nostri colleghi qui a Venezia, che la città è morta, siamo una città turistica che vive dell'80% al giorno d'oggi del turismo, e finché non apriranno perlomeno le regioni, che ci sia una viabilità più consistente, penso che la città non potrà ripartire come si pensa, come si sente, insomma. L'acqua è un bene prezioso, beviamo il vino. È una simpatica provocazione esposta all'ingresso del bar, ma potrebbe anche essere esemplare metafora esplicativa della dimensione del problema, perché è come dire: la salute è un bene prezioso, godiamoci l'esistenza. Perché se l'acqua è il bene necessario alla sopravvivenza, il vino rappresenta la convivialità, che è la sostanza della vita. Così come la salute, condizione fondamentale alla percezione dei sensi, non è comunque indispensabile alla comunione e non va quindi anteposta alla relazione interpersonale.
È un appello che l'articolata base sociale dei piccoli imprenditori del Veneziano rivolge ai pubblici amministratori, perché in questa fase di superamento della paura e di cauta ripresa delle attività, con scelte oculate possano infondere speranza a quanti vogliono continuare a far gustare appieno la vita. Il nostro progetto è un pub, quindi dal nome stesso Public House, di conseguenza la casa di tutti noi. Il progetto di Marciano è incentrato proprio sull'aggregazione, sulla frequentazione di giovani, sul stare in tanti e in compagnia, bevendo una birra, mangiando un hamburger, guardando la partita di calcio in TV. Di conseguenza un'apertura con tutte queste restrizioni, limitazioni del caso, va a penalizzare e a snaturare proprio il principio del nostro progetto. E noi non è una questione di schierarsi pro o contro un'apertura veloce. Per il prossimo futuro ci attendiamo e speriamo in un vaccino che ci rimetta così tutti in regola di nuovo e si possa ripartire. E poi nell'eventualità ci si adatterà, ricordiamoci da ragazzini quando hanno messo il casco per il motorino, nessuno è più andato in motorino, poi un po' alla volta si è ricominciati ad andare tutti col casco. Quindi credo che sia anche un aspetto culturale da arrivare ad abbracciare, sarà un percorso, sarà lungo, non sarà assolutamente immediato, però insomma ci adatteremo e chissà che serva questa brutta esperienza che ci sta capitando anche ad educarci un attimino in modo migliore per la convivenza e la socialità. È uno stato di confusione in questo momento e abbiamo bisogno di verità. Per troppi anni abbiamo vissuto la retorica che i nostri politici ci hanno proposto. In questo momento c'è un'unica verità. Ed è quella che la riapertura delle nostre attività non è più connessa ad un mercato. Il mercato è inesistente. Ora, fare impresa significa organizzare economicamente beni e servizi per rivolgerli ad un mercato. Se questo mercato in questo momento non esiste, se la propensione marginale al consumo della clientela è pari allo zero, io non riesco ad immaginare queste attività che ricominciano a fare cosa? Ricominciano a si trasformano in pseudo friggitorie per attuare questo take away. Guardate, a Venezia, facendo dei conti semplici, assurdi ma semplici, contiamo su un indotto territoriale di circa 50.000 abitanti. Le realtà di somministrazione di alimenti e bevande a Venezia sono circa 2.000. Se facciamo una divisione significa che noi dobbiamo contare per riaprire e per poter lavorare su 25 coperti al giorno, questo ovviamente compreso le persone anziane e i bambini. Voi capite che attività come la mia o come la Risbar o come i Doforni non possono sostenere un lavoro imprenditoriale che si basa su 25 coperti. Il malato di coronavirus è stato aiutato e salvato dando ossigeno fondamentalmente. Ecco, questo è. E la stessa cosa accade, guarda caso, alle aziende. Le aziende hanno bisogno anche loro di ossigeno. L'ossigeno per l'azienda è la liquidità. Voi mi dovete spiegare come possiamo noi aprire, nel momento in cui noi apriamo, torniamo ad essere delle singolarità. Delle singolarità che da quel momento avranno di nuovo l'onere di tutti i pagamenti che strutture come queste impongono. Come faremo noi a pagare, non lo so, una tassa sull'immondizia che è stata misurata sulla superficie, non sulla quantità? Come faremo noi che lavoreremo ad un terzo della nostra capacità produttiva affrontare queste spese? Chi mi aiuterà a spiegare al mio padrone del ristorante che la mia impresa non è più produttiva e che io non posso più sostenere determinati costi? Qua devo solo confidare nel buon senso. Come farò io se domani un mio dipendente dovesse contrarre o in autobus o qui da me il coronavirus? A quali responsabilità io andrò incontro? Dovrò sobbarcarmi anche l'ipotetica causa penale di un dipendente che si è ammalato? Cioè, tutte queste cose vanno chiarite e alla fine arriveremo al punto iniziale che il malato aziendale di coronavirus ha bisogno di ossigeno e quindi di liquidità.
Quindi, siccome ritengo che questo attacco mondiale non è un attacco di Venezia o dell'Italia, ma è mondiale, è stato un attacco non convenzionale, gli Stati, quindi compreso lo Stato italiano, deve agire con armi non convenzionali. E dobbiamo cogliere questo momento particolare per sanare tutto quello che non andava bene prima, perché signori, diciamoci questa benedetta verità, le cose non andavano bene neanche prima. Dove sono seduto io adesso, qualche mese fa, c'era l'acqua. Questa azienda è stata chiusa per 15 giorni perché non trovavo un elettricista che mi rimettesse a regime l'impianto elettrico. Ho dovuto ricomprare tutti i macchinari di questa azienda e sto ancora aspettando i contributi per questa spesa extragestionale che ho avuto. Ora, mi potete spiegare come si può intendere di fare impresa in questo modo? Questa impresa in italiano è un sostantivo che connota un'azione difficile, ardua, coraggiosa, quasi eroica. Per quello noi che facciamo gli imprenditori abbiamo dato il nome alla nostra attività impresa. Ma questa non è fare impresa, questa è una mission impossible. Questa è mission impossible, cioè vuol dire che ci mandate allo sbaraglio per sanare cosa? Siamo poco meno di 5 milioni di partite IVA che tengono in piedi uno Stato di 63 milioni di abitanti. Siamo dei malati e abbiamo bisogno di ossigeno. Vogliamo dare ossigeno a questo polmone che tiene in piedi tutta l'Italia? Questa è la domanda.